Il Valbusteria cerca gli ultimi punti utili alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, ospitando sul ghiaccio Amico, un'altra formazione in corsa per la fase finale della manifestazione nazionale, ovvero l'Alleghe. I padroni di casa recuperano Joe Jensen rispetto alla precedente uscita, ma non di Casmirro. Sull'altro fronte invece si segnala ancora la pesante assenza di Nicola Fontanive. Pronti via ed i gialloneri fanno immediatamente vedere le proprie intenzioni. Ling pesca la corrente Oberrauch, che impegna sin da subito Dennis. Al secondo tentativo i padroni di casa fanno centro. Joe Jensen soffia il disco ad un disattento Adam Henrich. Il primo tentativo del numero 10 non va a buon fine, ma sul proseguo Jensen serve alla perfezione Cullen, il quale beffa l'estremo avversario. 1:13 sul cronometro e i lupi già in vantaggio. A spezzare l'equilibrio ci pensa Cullen al quarto gol stagionale. La pressione altoatesina non si arresta anche dopo la realizzazione. Crepaz smarca a centropista Erlacher, primo tiro stoppato da De Biasio, al secondo tentativo invece è Dennis a dire di no all'attaccante classe 88. Scampato il pericolo, gli ospiti si costruiscono l'occasione per il pareggio. Tatinen lancia nello spazio Hogeboom, il quale vede il suo tiro neutralizzato da Strömberg. A metà frazione comunque il Valpusteria sale a quota 2. Ling cerca uno scambio con Scandella, che è bravo a rubare il pack a Schutte e a depositare in fondo al sacco. Al 9:31 i lupi raddoppiano, affidandosi a Giulio Scandella, che dopo la tripletta di Pontebba va ancora a segno. L'Alleghe ci mette 14:00 ad accorciare le distanze. Adam Henrich suggerisce per Rocco, che mette il disco sotto l'incrocio dei pali. Pronta la risposta da parte delle civette, difesa di casa un po' disattenta, e comunque gran gol di Vince Rocco al suo nono sigillo in questo campionato. L'attaccante italo-canadese ci prende gusto e al 15:10 mette a segno la sua doppietta personale, che vale il 2-2. Combinazione Hofer-Bona non troppo efficace, Henrich è lesto ad approfittarne servendo Rocco, che da sottomisura non fallisce. Tutto da rifare dunque per i gialloneri. In finale di tempo poi scambio di cortesie tra Oberrauch e lo stesso Rocco. Il numero 6 di casa non digerisce un'entrata decisa dell'avversario e si rende protagonista di una reazione veemente, punita con un totale di 6 minuti. Punteggio che successivamente non cambia sino alla sirena. Avvio di secondo tempo meno scoppiettante del primo. L'emozione numero 1 la si registra con il Valpusteria in power play, ma a sfiorare il gol è l'Alleghe. Contropiede condotto da Hogeboom, scarico su Tatinen e grande risposta da parte di Strömberg, che va a deviare. Poco dopo ancora civette sugli scudi, disco da Adam Henrich a Lorenzi. Strömberg è ancora super e tiene lì il disco con il gambale. Il Valpusteria si dimostra decisamente più preciso sotto porta. Cullen lancia nello spazio Bona, il quale taglia alla perfezione per Jensen, che deve solo appoggiare. Al 32:48 i padroni di casa tornano a condurre grazie al gol di Joe Jensen. L'attaccante statunitense va in doppia cifra, decimo gol per lui. Passa qualche secondo e i gialloneri segnerebbero ancora. Lancio di Kelly su Scandella, che fredda Rocco. Nel momento in cui il numero 32 dei lupi tocca il pack, si percepisce però un fischio offside di Scandella e rete dunque annullata. La pressione del Valpusteria prosegue nel finale di tempo, disco buono sull'asse Scandella-Oberrauch. Dennis si supera e così si va alla sosta sul punteggio di 3-2. Con Alberto Fontanive in panca dei puniti, il Valpusteria allunga a metà del terzo tempo.
disco da Strömberg a Kallen, il quale si accentra per il tiro Jensen sulla traiettoria e raccoglie il tap-in mettendo dentro. Grandi proteste da parte di Adam Dennis, il quale si lamenta per il disturbo subito da Jensen, al quale però è assegnato il gol che vale il 4-2. I gialloneri capiscono che possono affondare il colpo e rimangono in pressione offensiva sempre con l'uomo in più. Ling suggerisce per Scandella che mette sulla traversa con un tiro ravvicinato. Qualche secondo dopo è lo stesso Scandella a riprovarci in questa circostanza in modo vincente. Il numero 32 si accentra, gran botta e disco in fondo al sacco al 53-17, quinto gol dei Lupi e doppietta dopo Jensen anche per Giulio Scandella all'11° gol stagionale. 27 secondi più tardi tocca a Oliver Magnan partecipare alla festa dei Lupi. Il terzino con trascorsi in National Hockey League è libero di prendere la mira e di superare per la sesta volta in serata il goalie Adam Dennis. Al 53-44 la contesa è praticamente in discesa per gli altoatesini. Magnan mette dentro il suo secondo sigillo nel nostro campionato. Moto d'orgoglio comunque da parte dei ragazzi di McKenna, che a qualche istante dal nuovo ingaggio da centropista si portano a quota 3. Tiro da fuori di Schutte, disco non trattenuto e Hogeboom trasforma. Al 54-13 l'Alleghe rende meno amara la sconfitta affidandosi al solito Hogeboom, che sale a quota 12 nella classifica marcatori. Finisce dunque 6-3 in favore della Valpusteria, che centra matematicamente l'accesso alla Final Four di Coppa Italia. L'Alleghe invece scende al quinto posto della classifica. Altri 6 gol incassati che, sommati a quelli subiti al Palaonda e in casa con il Cortina, fanno 19 reti in 3 match.